CRM collegato, newsletter inviata, affidabilità clienti e fornitori verificata. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con fatture in cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Personalizza il tuo software sul nostro App Store. Semplificati la vita. Da Old Wild West ti aspettano gli Smash Burger, i favolosi burger con cottura smash, con l'inconfondibile crosticina croccante. Buonissimi, vero Lino? E per questo scelgo Old Wild West, Mix of Fest. One Podcast. C'è del movimento nei pianeti questa settimana. Mercurio, pianeta del pensiero, entra in Ariete e si fa più deciso, ma anche più testardo. Venere, pianeta dell'amore, intanto passa in Pesci e da lì si ammorbidisce come il pane nel caffè latte. È anche l'ultima settimana dell'inverno. Dai raga che l'abbiamo svangata anche stavolta. Io sono Ginny e questo è l'Oroscopo Podcast della settimana dall'11 al 17 marzo 2024. E non dimenticatevi che alla fine della puntata c'è il chiedilo alla Ginny, rispondo ad una delle vostre domande astrologiche. Per farmi una domanda astrologica, mi raccomando, scrivetemi in DM sul mio account Instagram, una parola buona per tutti. Ariete. Sei così testardo in questa settimana che prima di litigare con te dovremmo prendere tranquillanti e tenerci il morso in bocca come i pugili per non rischiare di essere colpiti da uno dei tuoi cazzotti, anche metaforici si intende. In compenso però, se c'è un passionale, determinatissimo e sexy rompipalle, questo sei proprio tu. Anche se lo so che in fondo, dopo che hai sbraitato più che ad una manifestazione in piazza, ti senti un po' in colpa e vorresti rimediare. L'amore. Mercurio nel tuo segno zodiacale ti rende impaziente di fare dichiarazioni compromettenti, seguite subito da fatti incontrovertibili. Ti dico solo occhio, Arietone. Te lo dico nell'orecchio. È tempo di Ramadan. Cioè, dato che il calendario islamico si basa sul ciclo lunare, il sacro mese di Ramadan retrocede di circa 10 giorni ogni anno. Quindi nel 2024 Ramadan inizia l'11 marzo con la luna nuova nel nono mese islamico e termina il 10 di aprile. Con il Ramadan ricordiamo la rivelazione del Corano a Maometto. Non si mangia dall'alba al tramonto in segno di comprensione e rispetto, in tutte le religioni c'è un digiuno ogni tanto, ma non si fa neanche l'amore e, cosa più importante, non si litiga e non si hanno comportamenti peccaminosi. Questo è il vero significato. Quindi non si litiga dall'alba al tramonto. Esatto. Però sì, tu dovresti. Botte d'oro. Ah, di notte può succedere quello che vuoi, cioè ci dai dentro come vuoi. Ma in realtà, appunto, lo scopo è che tu abbia, dall'alba al tramonto, un comportamento degno, e etico e giusto, eccetera, eccetera. Molto. Cose da fare subito: mettere della lavanda vicino alla porta che purifica. Toro. Senti che stai per scivolare ad ogni passo come uno che corre con le ciabatte in mezzo alle pozzanghere. La possibilità che tu dica o faccia la cosa sbagliata è altissima. Hai voglia a spiegare a chi ti sta intorno che tu lo fai a fin di bene ed è soltanto che non sai più come e dove dirigere il tuo entusiasmo. L'unica soluzione sarebbe tenerlo per te, l'entusiasmo, e limitarti ad una fuoriuscita di coccole con la tua dolce metà. Lì puoi anche lasciarti andare e perdere il controllo, Toro, non si offende nessuno. L'amore inizia a riprendersi come dopo l'influenza, quella brutta che gira. Torna un lieve sentimento, cioè della speranza. Te lo dico nell'orecchio, lo dico a te che sei un grande amante della natura. Sai che in Bengala, secondo la tradizione dei Munda, la tartaruga è stata inviata sulla terra dal sole, il dio supremo, per riportare alla superficie la terra caduta sul fondo dell'oceano. Così il mondo in realtà appoggia su un guscio di tartaruga, e non ce ne siamo mai resi conto, che è la forma sotterranea di Vishnu, dio creatore, molto saggio. Pensaci prima di sottovalutare le tartarughe la prossima volta. Cose da fare subito: rileggere le filastrocche di quando eri bambino. Gemelli. Tutte quelle teorie per cui dei gemelli non c'è mica troppo da fidarsi, in questa settimana saranno assolutamente comprovate, scientificamente proprio.
ti senti ignorato, un po' solo e persino qualche volta sfigato. Ma piuttosto che farci vedere questa debolezza, preferisci corazzarti come un pirata dei Caraibi, pronto a sguainare la spada e soprattutto ad impadronirsi del bottino. Sia mai che tu resti con la bocca asciutta o a mani vuote, nessuno ti toglierà quell'aria da spavaldo strafottente. L'amore è stato bello finché è durato, ma adesso resta la passione, la voglia di rotolarti nel letto e di conquistare anche l'impossibile. Te lo dico all'orecchio. Ti racconto di Maria Adelaide Lenormand, che è stata la prima grande sensitiva cartomante a vedersi riconosciuta una certa dignità. Pare che abbia fatto le carte anche a Napoleone e al suo nemico Alessandro I di Russia. Comunque, era amica intima della moglie di Napoleone. Non si sa bene se i suoi racconti e i suoi diari fossero veri o solo frutto dello storytelling innato nei gemelli. Di sicuro si sa che la imprigionarono perché aveva predetto la morte di Luigi XVI e che quando morì lasciò una cospicua fortuna ai nipoti. Cose da fare subito: gonfiare le ruote della bici, che è ora di tirarla di nuovo fuori. Cancro. Ma che animale è? Il pianeta dell'amore a tuo favore arriva a rendere i tuoi occhioni ancora più dolci di quelli di un cucciolo di capibara in un post di Instagram. Il bello è che tu non hai alcuna intenzione di lasciarti scappare tutta questa meraviglia di energie sentimentali, che ti rendono ancora più deciso nel mettere in piedi relazioni solide come un grattacielo a Manhattan. Il tuo modo di dire ti amo sarà organizzando sabati pomeriggio all'IKEA. L'amore, poche chiacchiere e tanti baci, così ci piaci, fa pure rima. Te lo dicono all'orecchio. A te che alla casa ci tieni, ecco una chicca. Vastu in sanscrito, sembra sardo, ma in realtà è sanscrito, e significa architettura. Praticamente è un insieme di teorie indiane antiche, risalgono a più di 5.000 anni fa, per cui le nostre case dovrebbero essere arredate e architettate secondo le leggi della natura. Il Vastu è stato definito lo yoga della casa e permette di ottenere degli ambienti della casa che siano armoniosi e che portino benessere, ricchezza e favoriscano l'equilibrio, la felicità e il successo personale in ogni settore della vita. Quindi, insomma, non basta un'imbiancata. Cose da fare subito: mandare messaggi dolci a chi ignori da un po' e sai che ci rimane male. Leone. Anche questa settimana rimani uno che è sempre meglio cercare di non far incazzare. Anche perché con il pianeta della dialettica e della lingua sciolta a tuo favore, perché Mercurio è entrato in Ariete, sguinzaglierai epiteti, improperi e blasfemie da far arrossire anche un muratore bergamasco. Per fortuna però il pianeta della bellezza è ritornato a favore, quindi nervoso sì, ma con il ciuffo perfettamente fonato. L'amore. Per fortuna Venere ti lascia in pace, ma ancora ringhi se solo qualcuno ti sfiora per sbaglio anche col carrello della spesa. Livello di abbordaggio, lupo mannaro. Te lo dicono all'orecchio. Il 17 marzo si festeggia San Patrizio, per cui gli irlandesi pigliano delle sbronze fotoniche. Comunque, forse non tutti sanno che San Patrizio nel 400 era stato fatto prigioniero dai pirati irlandesi e costretto a pascolare le pecore. Oh. Sì, sì. E fu lì, mentre pascolava, che comprese la grandezza di Dio e la sua spiritualità. Tra le varie cose che ha fatto, ha usato il trifoglio per spiegare la Trinità. Ah. E da lì quel fiore è diventato così amato in Irlanda. Ultima chicca: gli hanno dedicato, sempre in Irlanda, 195 chiese. Se le merita tutte. Cose da fare subito: preparare i liquori aromatizzati, che nell'attesa ti diverti sempre molto. Vergine. Torni la vergine simpatica come la buca nella strada quando sei in bicicletta. Sei il segno schifo della settimana. Diciamo che non sei proprio uno dei primi segni zodiacali che mi vengono in mente quando si parla di gesti affettuosi e pomiciate passionali. Questa settimana le cose peggiorano, perché Venere, che è il pianeta dei bacetti sonori, sta proprio contro il tuo segno zodiacale. E non dimentichiamoci che ci si mette pure Saturno. Quindi il tuo cuoricino tira giù la Claire come l'impiegata delle poste quando scatta l'ora della pausa caffè. Manco il biglietto, torno subito. L'amore.
con Venere opposta tu sei disponibile solo per sconcerie senza secondi fini. Per le coccole ti tiri indietro, ma lo dici prima. Te lo dicono all'orecchio. Nella Cina del XV secolo i medici non potevano toccare le donne, quindi le donne dovevano essere curate dalle altre donne, ma alle donne era proibito studiare medicina. Un gran casino. Lisa Lee ci racconta nel suo romanzo di Lady Tan Yushan, che aveva imparato dai nonni le basi della medicina cinese. Guardare, ascoltare, chiedere e toccare. E con queste capacità si è spinta fin dove una donna cinese non era mai arrivata. Un bellissimo romanzo, Longanese Editore. Cose da fare subito? Un nuovo taglio di capelli. Bilancia. Bilancia di alta precisione. Potresti restare confusa, per colpa di Mercurio a sfavore, anche davanti ad un tutorial per allacciarti le scarpe e alzare la mano per chiedere delucidazioni. In compenso però, quando si parla di sex appeal, ti senti seducente e travolgente come una sacerdotessa durante una danza estatica. Ti senti libera, come uno che fa il bagno nudo e non ha alcuna intenzione di rimettersi l'accappatoio. L'amore. Non vuoi proprio smettere di limonare con la tua dolce metà, anche quando risulta effettivamente sconveniente. Te ne freghi, maiala. Te lo dicono l'orecchio. Ti voglio consigliare una pietra, che so che queste cose ti piacciono, poi sei così di buon umore che ti piace tutto, pure le pietre. Si chiama avventurina. Brava. Sì, ma figurati. Ed è verde. Certo che esiste l'avventurina, io la porto sempre. È verde. È verde. Stimola il chakra del cuore. E fin dall'antichità veniva usata come amuleto portafortuna che portava pure soldi, si sa mai. È antinfiammatoria, antidolorifica, purifica la pelle e dona la pace. Poi? Ordinane subito un container. Subito. Cose da fare subito, regalarti dei fiori che te li meriti. Scorpione. Anche questa settimana, sempre per colpa di Marte e Giove a sfavore, sei simpatico come il compito in classe a sorpresa proprio nel giorno del tuo compleanno. C'è però uno spiraglio di luce, perché il pianeta dell'amore fa capolino come il compagno di classe secchione che ti passa tutte le risposte giuste. Insomma, anche in giorni poco soddisfacenti quanto a fortune, non dimenticarti che è sui veri amici che puoi sempre contare, e tu ne hai parecchi. L'amore è tornato, ma con calma. Ha solo messo un piedino dentro la porta e sta lì ancora con sulle scarpe. Di sesso non se ne parla. Te lo dicono all'orecchio. Parliamo di sogni, che so che ti piacciono, Scorpione, a tutti i segni d'acqua piacciono i sogni. Pare che il nostro cervello ci aiuti tantissimo sognando, cioè, se abbiamo una paura nella vita reale, lui ce la fa sognare. Così ci svegliamo, vediamo che non è successa per davvero e affrontiamo l'evento che ci faceva paura con minore ansia, perché il cervello, si sa, fa di tutto per aiutarci. Cose da fare subito? Shopping. Sagittario. Ti senti solo come un esemplare di pinguino giallo in via d'estinzione, che nemmeno con l'aiuto delle dating app riesce a trovare una pinguina gialla con cui condividere un po' di passione. Eppure tu di passione da condividere, con quel Marte a favore, ne avresti parecchia. E anche di tecniche di abbordaggio pronte da sganciare. Eppure proprio non ti interessa a nessuno, in senso biblico intendo. Le energie dovrai sfogarle con tante partite di paddle. L'amore. Le coccole più profonde le farai col tuo spazzolino da denti. L'unico a poter sperare in qualche condivisione d'affetto. Te lo dico nell'orecchio. I vichinghi erano un popolo di gente che se la sapeva decisamente cavare e non solo con quei muscolacci oliati di grasso di foca. Pare infatti che ancora prima che fosse scoperta la bussola, loro per orientarsi, anche in mare, usassero i cristalli di calcite trasparente, praticamente un minerale che diventava più brillante quando era rivolto verso il sole, anche se c'erano le nuvole. Scaltri sti vichinghi. Cose da fare subito. Farti consigliare gli abbinamenti dal tuo stesso armadio da un'amica con buon gusto, che tu hai Venere contro. Capricorno. Anche questa settimana nessuna novità sul fronte intellettuale. Continui ad avere le idee chiarissime. Sulla carta però, perché quando si tratta poi di metterle in pratica, ti perdi e fai degli errori che nemmeno il più sprovveduto degli stagisti. Sarà forse che stai puntando un po' troppo in alto? Va bene essere ambiziosi, ma anche il cuore vuole il suo spazio. L'amore. Hai delle dinamiche perfettamente organizzate anche per i sentimenti. Beato te.
Te lo dicono l'orecchio. La prima opera letteraria di fantascienza con criterio pare l'abbia scritta un capricorno come te, ma che si chiamava Keplero, nel 1600 giù di lì. L'opera si intitolava Somnium e praticamente l'astronomo e astrologo, ricordiamocelo, Keplero, diceva di aver sognato un ragazzino che insieme alla madre strega, il medesimo, andava a visitare la luna, che era tipo un'isola. Da lì vedeva la Terra che però girava intorno al Sole, proprio come aveva appena detto Copernico. Nonostante fosse del Capricorno, aveva capito come passando dal romanticismo si potesse convincere almeno qualcuno di teorie fisiche. Cose da fare subito, mettere in agenda anche gli imprevisti. Acquario. Tutto procede secondo i piani, caro Acquario, anche se tu non sei certo uno che adora i piani decisi al centimetro. Non ti preoccupare però, perché tra Marte e soprattutto Mercurio a favore, nessuno potrà limitare la tua meravigliosa capacità di improvvisare. Che siano battute di spirito, cambi di programma o dichiarazioni che vengono dal cuore senza aver richiesto nulla osta al cervello. Goditi questa meravigliosa sensazione di essere come un gabbiano che si butta nella corrente direzione estate. L'amore. Più che amore qui si parla di sesso. Sei voglioso e audace più di un porno divo in vacanza. Te lo dicono all'orecchio. Per te che sei sempre un grande cercatore di curiosità, eccoti un podcast che si chiama A Wild Mind di Andrea Bariselli. Quelle cose che piacciono a me, ma anche a te. Neuroscienze, natura, un po' di filosofia, mindfulness e a sentir bene c'è anche del misticismo. C'è anche una puntata sulla sincronicità. Trovi anche questo podcast nella mia playlist Podcast Metafisici, che puoi seguire anche tu se vuoi. Cose da fare subito: andare al cinema la mattina, che da qualche parte ti offrono pure la colazione. Pesci. Lo faccio principalmente per dare un po' di soddisfazione al mio Paolino, ma tu sei il segno fico della settimana. Va va. Sì. Venere è approdata nel tuo segno zodiacale e tu la accogli come con la banda del paese e il sindaco in prima fila con la fascia sul petto. Non vedevi l'ora che il pianeta delle dolcezze arrivasse ad ammorbidire un po' questa sensazione di essere incompreso e anche bisognoso di creare recinti di siepi intorno a te, manco fossi una villetta a schiera. Puoi rilassarti come sull'amaca la domenica pomeriggio. L'amore? È arrivata Venere nel tuo segno e tu mica la fai attendere. Sei dolce come l'intera scatola di biscotti al burro che si porta alla nonna, quella di latta bianca e blu. Te lo dicono all'orecchio. Matilde di Canossa è stata una delle donne più potenti del Medioevo e soprattutto una ribelle che non esitava ad usare le sue doti femminili, argute e pure amatorie, per arrivare a quello che desiderava e che di solito era rompere le scatole o alla chiesa o all'imperatore. In tutti i casi uno di quei personaggi per i quali sbielli che aveva di certo almeno un veleno nascosto nel reggiseno. Leggi il libro con la sua storia che ha scritto la mitica Elisa Guidelli. Cose da fare subito: andare a trovare la nonna. Ginny, ma questo Giove non doveva essere a favore dei gemelli? Dunque, sì, è vero, certo che Giove entra nel segno dei gemelli, ma non subito, dovrete attendere il 25 di maggio. Fino ad allora se ne sta nel segno del Toro. E visto che Giove è il pianeta del benessere, porta soldi, benessere, felicità, sensazione che tutto vada per il meglio ai segni di terra, quindi Toro, Capricorno e Vergine, mentre porta un po' di sfortunella a Scorpione, Acquario e Leone. Quando passerà in Gemelli sarà tutta un'altra storia, ma ne riparleremo. Per oggi abbiamo finito. Vi aspetto domenica prossima con una nuova puntata dell'Oroscopo Podcast della settimana. L'Oroscopo Podcast è scritto da me, Ginny Chiara Viola, Ginny per gli amici. Ripresa e montaggio Paolo Invernizzi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Conti bancari collegati, bonifici inviati direttamente, fatture riconciliate in automatico. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con fatture in cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Gestisci incassi e pagamenti direttamente dal software. Semplificati la vita.